Allora, 3, 2, 1, siamo live, finta live, come tutti questi contenuti che sono preregistrati. Quindi in realtà poi questa live andrà in diretta Facebook sulla pagina Rossicini, quindi quando la vedete è live, però è finta, quindi finta live. Allora, Michelle, io faccio una piccola premessa. Io ti ho conosciuto all'inizio dell'e-commerce che abbiamo fatto, Abruzzo a Rossicini, perché all'inizio chiaramente non... Essendo noi per primi nuovi, una cosa abbastanza nuova in Italia, quella di spedire arrosticini freschi 7 anni fa, in realtà alla fine del 2013, a cavallo col 2014, non me lo ricordo nemmeno io, se era 2013-2014, ho perso talmente la memoria, sembrano passati 30 anni, io ne ho 30, mi sembra una vita da quando abbiamo aperto l'e-commerce, e chiaramente all'inizio vedi, ma chi c'è online? Perché noi per l'Italia eravamo una cosa... Per l'Abruzzo, poi ancora di più, una cosa avveniristica, no? Spedire la carne di qua, di là, c'è cioè una roba abbastanza avveniristica come poi adesso con il Covid, con la pandemia, chiaramente per questioni di necessità si è anche molto sdoganata la vendita online, molti lo fanno, perlomeno parlo per l'Italia. E comunque dall'inizio, nel vedere il contesto, dicevo, ma fammi vedere in giro cosa c'è, e ho visto subito Abruzzo Lab, quindi magari avevamo avuto qualche contatto tramite social, no? Quindi io vi seguivo, proprio, ma vi seguivo con un grande interesse, sapendo pochissimo di voi, perché comunque immaginerai, e anche adesso che ti intervisto, io so praticamente niente di te, perché le voglio fare tutte così le interviste, perché poi c'ho la scoperta, no? E quindi me lo gusto, non voglio né che sia preparato, quindi mi taccio e scompaio e ti faccio la domanda che porta il nome di questo contenuto, che è di chi sei la figlia nel tuo caso, che come sai, essendo tu di origine abruzzese, immagino, correggimi poi se sbaglio perché non so niente di te, di chi sei la figlia apre tante tematiche, quindi si lega poi a Sì. te, a poi Abruzzo là. Quindi di chi sei la figlia e mi taccio, ti ascolto. Ok, sono la figlia di Roberto e Sandra. Mio padre Roberto è nato in Ari, in 1962. Mia mamma invece è nata qua in Australia. Mio padre è venuto in Australia con i miei nonni 8 mesi dopo che è nato, quindi è cresciuto in Australia. I miei nonni sono sempre stati hospitality, come si dice, pizzeria, ristorante, è sempre stato in famiglia da quando sono arrivati in Australia. Poi mia mamma e anche cioè i miei nonni, i genitori di mia mamma, sono anche di Campo di Giove, sono anche abruzzese. Mia mamma e mio padre sono conosciuti qua, ovviamente, e mio padre è tornato per la prima volta in Italia nel 2008. Invece mia nonna è sempre tornata ogni 2 anni, 3 anni in Italia, è sempre Adari? no, a Filetto. A Mio Filetto. nonno, mio nonno è di Ari e mia nonna è di Filetto, sono a Ok. fianco. Filetto non lo conoscevo. Ari sì, che sta vicino Miglianico, Ari, no? Sì. Vicino, insomma, nel Chietino, a zona del vino. Sì. Miglianico, Villa Magna, Ari, quella zona lì. Perché magari chi fruisce questo contenuto non conosce meno l'Abruzzo, perché la pagina fan sono tanti non abruzzesi in realtà, proprio a Sì. testimonianza che... Quella è E la quindi parte di mio padre, invece di mia mamma è papà. di Campo di Giove, sì, Campo di tutte e due. Giove e Filetto è vicino, quindi mi dicevi? No, no, Sono Filetto è capito vicino a Ari, a bene. Ok, fianco a Ari, vicino a perfetto. Guardia Grele. Ok, Filetto non lo conoscevo, invece Campo di Giove è una meta mo molto turistica. Adesso ci sono tutti i Per treni in sciare, sì. Abruzzo. Ci sono dei treni che si chiamava prima Transiberiana d'Italia. Non so se sei venuto a conoscenza, che fa tappa a Campo di Giove sul Mona. Quindi Sì. si fa proprio con i treni di una volta. È molto bello. Si chiama Le Rotaie il progetto. E quindi questo per mettere ordine. Invece dici: i miei genitori sono conosciuti in Australia. Dove? Qui in Australia? Dove sei? Che città? A Melbourne. A Sono Melbourne. conosciuti a Melbourne,
ovviamente a scuola. I miei genitori hanno avuto pizzeria anche, quindi in famiglia è sempre stati cuochi o cucinare o camerieri, Ok. però mio padre è mestiere proprio meccanico e mia mamma Ok. parrucchiera. Però mia Ma nonna è all'inizio. sempre stata una cuoca da quando è arrivata in Australia, che E non tu sei c'è nata in più Australia, tanto. chiaramente. Sei nata in Australia. Chiaro. Sì, sono nata in Australia, a Melbourne, sì. E quindi E da qua. all'inizio quindi facevano lavori diversi tuoi, no? Quindi non erano nella ristorazione, se ho capito bene. Facevano meccanico e parrucchiere, poi hanno fatto, si sono No, avvicinati. Com'è opposite. andata? Com'è andata? Oh, il contrario? Sì. Sì, il contrario. Sì. Ok. E quindi la ristorazione quando ha aperto Abruzzo Lab, No, praticamente? Abruzzo Quando Lab avete. ha Facciamo un aperto solo salto proprio io. nel futuro. Sì. Ok. Allora, Abruzzo Lab è nato. Allora, io sono stata in Italia nel 2012. Sono tornata con i miei nel 2008 per 6 settimane di vacanze. Poi siamo ritornati in Australia. 2010 sono ritornata con mia nonna per 6 mesi, con l'intenzione di lavorare, però poi è diventata una vacanza per 6 mesi. E poi sono ritornata in Australia e 2012 sono ripartita per 6 anni per stare in Abruzzo, dopo che io ho fatto cuoca qua, la scuola qua. È diventato chef nel 2008 e poi. Poi Italia, tornata dai lavori e poi 2012 sono ripartita da sola per non so quando tornavo in Australia e alla fine era 6 anni. Ok, quindi nel 2012 ritorni in Australia? No, 2017. 2017, ok. Quindi hai 2012 fatto. sono partita dall'Australia per Italia. Ok, quindi inizialmente volevi tornare in Italia e poi sei tornata in Australia per lavorare e per aprire Abruzzo Yes. Lab. Dopo la formazione sei diventata chef, hai fatto la scuola in Australia e quindi hai aperto Abruzzo Lab ufficialmente nel. Locale 2018, Sì. 2017 sono tornata a marzo e ottobre ho fatto il primo evento con gli arrosticini, street food, Ok. Ma tu gli eventi con i. prima facevi già un po' di street food pure prima? Cioè il concetto Abruzzo Lab esisteva già prima? Come street food l'ho iniziato a ottobre 2017. Poi Ok. ottobre 2018 ho preso le chiavi del locale. E marzo 2020, no, 2019 è aperto. E quindi sta a Melbourne il locale. Sì, a Melbourne. Ok, quindi hai 40 minuti preso. dalla città. Ok, quindi hai preso dalle tue origini, dall'Abruzzo, questa idea di portare gli arrosticini a Melbourne, perché non ci sono, non c'erano prima di te, o c'era già qualcosa in street No, food? c'erano già qualcosa prima di street food, ma un locale fisso solo per gli arrosticini, no, arrosticini bar. Lo fai ancora lo street food? Fai un po' e un po'? Un po' di street food e un po' di locale? O lo hai lasciato lo street food col locale? Ah, scusa, è bloccato un attimo. E fai ancora street food? Lo fai ancora? O Sì, gestisci solo il locale? no, faccio ancora street food, diversi eventi per Melbourne. Siamo stati a Sydney una volta, però adesso con il Covid è 2 anni che non facciamo quasi niente di eventi. Mo siamo riaprire adesso. Sta settimana dal lockdown. Ok, e Sesto poi lockdown. il locale porta il nome dell'Abruzzo, quindi è un'identità
cioè, si lega comunque alla domanda di chi sei la figlia. Tu hai fatto hai ripercorso, diciamo, la regionalità, quindi come ti è venuto in mente? Perché tu hai fatto il percorso da chef, come ti è venuta lì, insomma, l'impulso, la volontà di fare Abruzzo Lab, di farlo proprio così con gli arrosticini? Come è nato Abruzzo Lab? Abruzzo Lab è nato perché quando sono partita per Italia, per andare in Abruzzo, sono partita per imparare più dalla cucina italiana, però volevo imparare anche, cioè la cucina italiana per me era grande, visto che i miei genitori sono tutti e due dall'Abruzzo, qua ho lavorato con un chef che mi faceva imparare tutti i pasti diversi, tutto cibo diversi dall'Italia, e poi ho capito che ogni regione ha la sua cibo, specialità. Sì. E quindi ho iniziato a chiedere che c'è nell'Abruzzo, che io non so, perché ovviamente i nonni, quando sono venuti in Australia, cucinavano come quando hanno lasciato Italia. Sì. E quindi sono partita e in 6 anni volevo imparare tutte ricette che faceva mia zia, dove cerca lavoro, è completamente diverso dall'Australia, come cucinava i nonni qui, o le zie qui, che in Italia. Tu a casa hai sempre mangiato abruzzese. Anche ai ristoranti. Tu a casa hai sempre mangiato abruzzese, quindi. Sì. Ok. E dicevi, ma li mangio solo io, immagino. Li mangiavi principalmente solo tu o poi gli amici, quelli che conoscevano, facevi conoscere? Insomma, chi veniva a mangiare a casa tua, magari, amici, ospiti. Era una novità. In Australia? Sì. Mangiare abruzzese, cioè mangiare cose abruzzesi era una novità. Ma per esempio, prima di partire per Italia, per esempio le pallotte non l'ho mai mangiato. Ok. E quindi l'ho imparato, tipo le pallotte cacio-e-ovo, fiadone, tutto questi tipo di cibo ho visto lì in Abruzzo. Quindi quando sono tornata, ho iniziato a cucinare a casa le ricette che ho imparato in Italia, poi tutti quanti certo. Mi hanno piaciuto tantissimo. Sì, perché comunque sono una novità in Italia stessa, perché comunque, come hai detto tu, ogni regione c'ha le sue ricette tipiche che cambiano tra l'altro di provincia in provincia. Una provincia c'è una cosa, una provincia... E così è per tutta l'Italia. Chiaramente più vai al sud, più è così. Quindi c'è una quantità incredibile di una serie televisiva in Italia che si chiama Bellissimo. Boris, forse non la conoscerai, Boris, diceva in un passaggio che in Italia l'unica cosa veramente seria è il cibo, l'unica cosa davvero professionale, cioè proprio presa sul serio, è l'unica cosa che si prende concretamente sul serio in Italia. Questo sì. No, non è una critica, non è una forma di, cioè proprio è un po' così, uno dovrebbe essere contento. Il primo anno in Italia io ho trovato molto difficile per trovare un lavoro. Sì. Per un anno cioè, ogni ristorante in Abruzzo a cercare il curriculum. Però dopo un anno ho avuto un lavoro a fuori corso in Chieti Scalo e poi a Pescara, un altro a Cicchelli. Pescara Cicchelli, sì. Cicchelli Alimentari. Sì, sta in centro, vende prodotti tipici in centro. Sì, e a tutti e due posti ho imparato tantissimo. Sì. Da loro e anche da, ovviamente, i parenti. E il corso da chef in Australia, mi dicevi che cosa ti insegnavano? Mi dicevi... qual è l'approccio per uno chef in Australia? Cosa ti hanno insegnato all'inizio? Allora, a scuola ti insegnano tanto
French, cioè basi francesi, però impari anche tanti diversi piatti tipo giapponese, francese, spagnolo, un po' di tutto. Ok, quindi un'infarinata delle varie cucine. Yeah. Ok, sì. Quindi mi dicevi, poi hai voluto fare qualcosa di tuo, sei venuta in Italia, hai approfondito, hai imparato di più, anche quelle cose che non conoscevi, e le hai portate in Australia, prima in street food, perché è anche più facile, no? L'arrosticino è stato re dello street, sì, food in Italia, proprio, ha spopolato e fatto da denominatore lì, oltre che con i social, perché è il prodotto principe dello street food, l'arrosticino, cioè proprio... È naturale mangiarlo in strada, anche perché si mangia all'aperto già di suo, di solito. E come hai individuato il locale, la zona? Perché chiaramente nell'aprire un locale c'è una managerialità, no? Quindi devi individuare il posto, i metri quadri, le persone di qua. Com'è andata questa parte, forse meno creativa dell'aspetto del ristorante, un po' più... no, sul marketing, immagino, perché io non mi immagino che cosa significa aprire un locale a Sydney in Australia. Cioè, perlomeno in ambito internazionale, penso, posso immaginare, che conti anche tanto la parte marketing, la parte di business plan, organizzativo, al di là dell'idea che può essere buona. Com'è questo aspetto della ristorazione? Come l'hai affrontato? Allora, a stare in Italia ho avuto tanto tempo per studiare da dove volevo mettere il ristorante fino a quanto costava tutti i macchinari. Sì. e quindi un anno prima di tornare in Australia ho iniziato a fare ricerche. Anche perché a stare 6 anni fuori tanto ha cambiato in 6 uh-huh. anni, sì. E quindi Epping, che ovviamente voi non lo sai dove è Epping, però è 40 minuti da città di Melbourne, okay. E ho scelto questo posto perché è una zona di c'è tanti famiglie, ok, è anche vicino l'autostrada, quindi se vieni dalla città sull'autostrada non metti tanto tempo. Poi c'è parcheggio e anche zona industriale. Ok. Quindi chi viene dal lavoro a mangiare? Non ho capito. Chi viene dal lavoro per fare pranzo e fare prendi anche una parte di lavoratori? Ok. Sì, sì, sì. Ok, quindi tu fai, poi magari vediamo anche sul tuo sito, condivido lo schermo. Aspetta che ce l'ho di qua, vorrei la finestra, ne vorrei un'altra. Ecco, Abruzzo Lab, allora, così ci andiamo, lo facciamo vedere. Si vede? Si dovrebbe vedere. Questo è il tuo sito, sì, web, si vede, ok. Quindi praticamente fatto il tuo sito, io vedo rapidamente... che metti, come gran parte dei ristoranti, no, che fanno il menù, che ho intervistato in Italia, un ristorante che si chiama Il Capestrano, che sta a Milano, ed è, i siti dei ristoranti sono così, no? Mettono il menù, mettono i prezzi. Sì, lo seguo. Lo segui, lo conosci, ok. È fantastico, sì, Il Capestrano, sì. È un ristorante che, infatti, vedevo il menù, l'impostazione, e volevo vedere un po' anche le differenze di un ristorante comunque che è posizionato in Australia, chiaramente è diverso, però volevo vedere l'approccio, infatti, di quello che mettevi tu. Ok, quindi vediamo colazione italo-australiana. Descrivimela come... e qui sono gli extra. Fammi capire, io voglio far finta che sto davanti al tuo ristorante. Ok. Hai fatto un mix, praticamente. Ok. Sì. Dimmelo tu, descrivilo tu, che non so niente, ripeto. Perché... Allora, colazione in Italia ho notato, penso che
Colazione in Italia era sempre un cornetto con Nutella o marmellata, caffè la mattina. Invece qua va tanto il panino di bacon and egg, che lo chiamiamo pancette e ova. E quindi c'è anche cornetti dolci e salati. E perciò, perché mischiate un po' insieme, c'è pane fritto, che è il pane con l'uovo fritto con la mortadella e mozzarella. Quindi cerchiamo di fare qualcosa australiano mischiato con quello italiano. Ok, vedo che tu poi hai messo pretoro, quindi per la ciabatta. Panini. Sì, e c'è Sì. anche il panino di pranzo, che abbiamo messo il nome di diversi paesi Ma in il lago Abruzzo. di Bomba, insomma, che è una zona che io conosco molto bene, ci sono stato tante volte, e in Abruzzo è molto, molto conosciuta, però peculiare, particolare. Cioè, non è come Scanno, il lago di Sì, Scanno, il lago di Bomba, non è questi così conosciuto. Sono, insomma, denotano anche una nomi. conoscenza. Sì. I nomi ho messo Pretoro. anche per i clienti, perché se viene gli abruzzesi qua, vedono qualcosa di casa che possono conoscere. Sì, ci si C'è riconoscono tanto e ci persone da sentono. Sulmona, Otocco. Sì, che abbiamo anche tipo Cenderba, Genziana, Ratafia, e quindi quando vedono i nomi o questi prodotti si sentono a casa. Sì, sicuramente per uno che sta fuori scalda il cuore oggettivamente. Io avevo una persona che è Sì. venuta ieri in negozio che sta in Spagna e quando ha scoperto il nostro servizio, cioè, diceva grazie, grazie, cioè una cosa fortissima, un legame fortissimo poi con il servizio, con il prodotto, cioè una cosa che ti può capire solo vivendola. Io l'ho vissuta tante volte con le persone a cui spediamo i prodotti e poi adesso abbiamo aperto questo negozietto, molti ci sono venuti a trovare quest'estate, un signore dalla Spagna è venuto ieri, ma è venuto per ringraziarci, per ordinare gli arrosticini che si mangerà qua e è un'emozione particolare. Poi vedo il pranzo, quindi hai impostato hamburger, porchetta Abruzzo Lab e le chicken salad, per chi non mangia, cioè per chi vuole l'insalatona, praticamente. Sì, E la dobbiamo porchetta la essere fai tu? molto. Sì. E col caciocavallo La porchetta lo spettacolare. facciamo qua. E Quindi la produci tu. gli arrosticini lo facciamo qua anche. Non ho capito? Quindi fai porchette e arrosticini, li produci tu. Sì. Allora, quindi questi sono i secondi. Poi sui primi, spaghetto aglio e olio, pasta al pomodoro, timballo abruzzese. Che meraviglia, che meraviglia. Fai il timballo spettacolare. Poi c'è stuzzica, pane, hai diviso il sito, molto bello come l'hai diviso. Antipasto all'abruzzese. Qui ci sono anche le pallotte dentro, antipasto Abruzzo, stanno sotto a parte, non le vedo qua sotto. Mortazza, pallotte, bruschetta, salsiccia. Anche tu fai la salsiccia, la fai tu? Le salsicce facciamo, sì, facciamo noi. Quindi hai un laboratorio Cioè, interno al ristorante. semplice nella cucina, facciamo semplice o con finocchio o piccante, tre tipi. Ok, comunque la produci tu la salsiccia anche, giusto? Sì, non in quantità enorme, però Quello che ti 10-20 kg serve. la settimana, sì, Ok, infatti. quindi l'obiettivo è. Guarda, ci vedo molti punti di contatto con il capestrano, nel senso che cerca, quando ci parlavo, di fare il più possibile lui, e chiaramente adesso che si è allargato, dice, formare il team di persone che ti aiutano, che diventa quello molto complesso. Perché Sì, comunque è legato a una cucina di siamo in qualità. 10. Ok, siete in 10. Cioè, legato al concetto di cucina di qualità, quindi ricercare
ricercare comunque gli ingredienti, ricercare le, cioè, farsi prodotti da soli è un'altra storia, insomma. Quindi me lo raccontava lui, che nella formazione del team è molto particolare, perché devi formare tanto i tuoi collaboratori per portarli a, sì, a anche fare perché la... dobbiamo imparare i cuochi, che non ho mai visto certe ricette fatti. Uh-huh. Però tante ricette che ho riportato, o ricette, anche a guardare i cuochi o la zia a fare una cosa, non, se non c'era una ricetta o se c'era, a fare con gli ingredienti australiani è diverso. Ho dovuto cambiare e adattare le ricette con i prodotti che ho qua. Trovi tanti formaggi, tutti i salumi qui in Australia, proprio una ricetta dei dolci con farina, uova è diverso, panna è diverso, secondo me, e quindi si deve adattare qualcosa. Ok, quindi le materie prime sono australiane, cioè ti fornisci dal territorio, cerchi di... sei un vero mix. Cioè dipende, un mix, sì. Ok, anche perché, tornando a di chi sei la figlia, sei tu il mix, vero? Quindi lo replichi totalmente. Eh sì, l'identità, uno viene nella... Io vengo nel tuo ristorante, conosco te, è tuo... È chiaro, no, perché c'è l'idea di dire no, io devo avere il maiale dall'Italia, la pecora irlandese o spagnola, perché italiana, come sai, non c'è più, il pecorino di Farindola, quello di Chieti, tutta questa cosa qua. Invece, giustamente, la tua storia narra il fatto che tu sei nata in Australia, quindi sei figlia dell'Australia e dell'Abruzzo, o dell'Abruzzo e dell'Australia, un giorno sì e l'altro no, lo scegli tu, diciamo. Hai vissuto tanto l'Australia, sei nata lì, sei comunque un mega mix, direbbe Giovanotti, sì. In Italia, sì. Il fatto che perché papà è nato lì, ho il passaporto italiano e australiano. Ok, quindi allora, posso cambiare. Allora, rimango sul tuo ristorante, ok, vedo i contorni, vedo gli arrosticini, che volevo andare, ci sono andato per ultimo apposta, chiaramente mi scappa subito l'occhio sul pesce spada, spettacolare, come è nato, parto dalla fine, perché sennò è sempre la stessa cosa, gli arrosticini, che poi vedo ciò che proponi, poi ne allora, parliamo. Pesce spada, salto subito all'occhio. Quindi uno spiedino di pesce spada. Allora, pesce spada. Di? È uno spiedino di pesce spada, dimmi tu. Sì, è un spiedino di pesce spada, è leggermente impanato. Dopo cotto mettiamo olio al limone, pink salt, sale rosa, e anche un spicchio di limone sopra al tavolo, sopra la brocca. Ok, e quindi perché c'ha lo qua stesso... Dobbiamo mettere diversi tipi, perché c'è tante persone che o non mangia pecora, o non mangia maiale, o non mangia pollo, anche il fegato e cipolla, chi non mangia fegato, quindi dobbiamo cercare di accontentare. Che le persone possono almeno assaggiare o vedo come la grandezza delle rossicini o come sono le rossicini sono di pecora ovviamente però dobbiamo comunque cercare di adattare alle persone ai clienti che non mangia la pecora. Guarda, la prima cosa che ti chiederei, il pesce spada mi hai messo una curiosità incredibile. Ma perché si trova facilmente in Australia il pesce spada? Qual è stato il motivo di questo tipo di spiedino? Come te lo sei inventato? Well, pesce spada la carne rimane intatto, si dice, al barbecue, quindi non si rompe, non c'è spini,
Pesce spada, secondo me, è il migliore sulla griglia e quindi è venuto in mente, cioè, tiene la forma più che altro. Ok, puoi descrivere un sapore impossibile, quindi mi ha... Mo' devi in Australia a mangiare pesce spada. Yeah, il sapore. Poi si trova tanti, sì, si trova pesce spada e salmone tantissimo qua. Ok, e poi queste sono tutte cose che fai tu, quindi tradizionali, pollo, maiale, fegato e cipolla e naturalmente pesce spada. Fai tutto tu, quindi? Prepari tutto tu? Sì, faccio tutto io. E mo abbiamo, cioè, il nuovo menu comincia fra 2 settimane per estate. Ho messo manzo e anche ventricina. Beh. Ok, ma la ventricina come lo fai? Cioè è maiale in realtà, Ventricina, con paprika. yeah, il maiale con paprika dolce e piccante e polvere di finocchio leggermente, però visto che non posso prendere il peperone dolce di Attino. Qua secchiamo il nostro peperone e facciamo al polvere. Ok, Non è quello di Altino, ma cerchiamo vabbè, di. ma è bella la sintesi, è bella la sintesi. Ripeto, questo contenuto è anche molto legato al fatto che l'arrosticino è di tutti e non è di nessuno. Cioè, l'unica cosa certa è che l'Abruzzo abbia una forte cultura nei confronti del prodotto, che lo adora, identitario. Però poi ognuno ha la sua storia, quindi la tua storia è meravigliosa, che hai reinterpretato l'Abruzzo. E poi il nome, adesso più parli, più mi spieghi, più entro nel concetto di Abruzzo Lab, perché effettivamente è un laboratorio abruzzese in Australia. Io lo descriverei così, dove tu, a partire comunque dalle materie prime in Australia, chiaramente adesso sulle pecore ci arriviamo subito, che ce ne sono tanti, io ogni volta sento questo quasi stereotipo, rumors, no? Che dice, in Australia è pieno di pecore. Cioè, io immagino che arrivo in Australia, all'aeroporto mi accolgo, non lo No. so, mi accolgo già un gregge di pecore. Poi vado al bar, sono le pecore nell'aeroporto, e poi, non lo so, vado sulla costa, pecore al mare, pecore in giro, pecore ovunque, pecore nelle macchine. Cioè, questo è lo Guarda stereotipo. che qua... Come quando sono funziona? andato in Tasmania c'era pecore da tutte le parti. Sembrava che come se fossi in Abruzzo quando sono andato in Tasmania. Però sì, manzo e pecore si trova, cioè non è che si trova proprio qua vicino, però si trova in tante parti nell'Australia. Ok, La ce ne sono carne tante. che prendo io è dal, sì, viene da tutta l'Australia. Ok, quindi interna all'Australia perché c'è molta materia prima. Io non ho studiato il clima dell'Australia. Quello che so, in Abruzzo, dove se ne consumano tanti di arrosticini, c'è questo problema delle pecore che non si trovano più, perché non ci sono gli allevatori. E poi il nostro clima non sorride molto all'allevamento della pecora, perché invece in Francia, in Irlanda soprattutto, c'è un clima che rende l'erba sempre verde e permette un'alimentazione continua a costo zero per gli allevamenti delle pecore. Quindi in Abruzzo questo non c'è, motivo per cui la transumanza era l'origine proprio dell'andare in giro a cercare quest'erba, no? Queste materie prime. Mentre lì la pecora sta bella tranquilla in Irlanda. Che clima c'è in Australia? Cioè, il motivo è Taglia erba. simile? È simile il motivo? Che clima E c'è per gli ovini e quindi per la diffusione delle pecore? il clima, sì, no, il clima c'è. Infatti, come ho detto, in Tasmania è molto freddo, c'è tanti vigneria in South Australia e Tasmania. Sì, la clima Piove spesso per intenderci. piove, a Melbourne c'è 4 stagioni in un giorno, come si dice qua, però piove, c'è il sole, quindi acque e sole per erba, Sì, ovviamente. perché qui magari in Abruzzo non piove per 2 mesi.
ma basta un mese per non creare l'erba, capito? Invece in delle zone dove la pioggia è anche poca ma continua, è meglio per le pecore, perché hanno sempre nutrimento. Mi è piaciuta la frase, che chiaramente non conoscevo, che sono quattro stagioni in un giorno, cioè in un giorno può succedere di tutto. Sì, quando esci di casa devi portare tutto, anche durante l'estate. L'altro giorno è 26 gradi e piove e poi esce il sole, 26 gradi. Ok, quindi non l'avevo mai sentita questa cosa. Allora, io adesso sto fisso sul tuo sito, quindi stavo vedendo gli arrosticini che, vabbè, fai tradizionali, e poi spiedini di pollo, di maiale, arrosticini di fegato e cipolla e pesce spada. Quindi comunque questa è la proposta arrosticini. Chiaramente, visto che fai tante cose, vedo da... Insomma, abbiamo visto prima che hai dato il nome ai panini, hai riportato il fiadone, il soffione, insomma, oggettivamente c'è spazio sia per l'abruzzese che vuole ritrovare i suoi prodotti e sia per l'australiano che vuole trovare delle novità. Allora, Wine and Drinks, qui ho visto che porti anche per... dimmi pure, Michelle. No, anche per cena, c'è a Pizzonta, pizza fritta, va tanto. Ok. Ok, va molto. Vedevo per... andiamo sui vini, quindi vedo che porti il prosecco che l'ho esportato in tutto il mondo, il Trebbiano abruzzese, quindi qui si inseriscono i vini abruzzesi tra, diciamo, il discorso proprio all'italiana, tra il prosecco dei must proprio imbattibili, il Pinot, lo Chardonnay, il Lambrusco, e quindi si inseriscono di prepotenza, tra la, vabbè, c'è anche il Sangiovese che però vedo che tu hai messo Terre di Chieti, no? Perché Sangiovese, no, è di base romagnolo, Emilia Romagna. Però vedo che tu hai inserito... dove... La cantina di Fantini, cioè dove lo prendo questo vino, e sì. Sta in Abruzzo. Ho visto, Farnese, sì, ho visto. Farnese. Che lo prendi in Abruzzo nonostante sia un vitigno emiliano-romagnolo. Però l'Abruzzo entra di prepotenza con Cerasuolo, Trebbiano, Pecorino, quindi siamo a tre, e poi il Montepulciano. Vedo sopra. Montepulciano e Passerina addirittura. Quindi proprio c'è tutto. C'hai anche la Passerina, vabbè, non lo vedo qui, però per avere la Passerina in Australia, insomma, sì, è finezza. C'è. Finezza pura, oggettivamente, perché non la... Sì, magari non li trovi nemmeno in Abruzzo, i vini tutti insieme così... Cioè c'è un'attenzione, anche perché penso che ci sia richiesta, no, di cultura del vino in Australia. Quindi ci sia voglia di conoscerlo. E anche qui si vedono le tue origini chiarissime. Cioè c'è una parte internazionale, appunto, e una parte totalmente abruzzese. Cioè qui il 60%, oltre la metà dei vini, sono italiani. Poi catering, vedo. Quindi hai messo un form contatti per chi vuole prenotare il catering. Vedo. Sì, ok, ti volevo chiedere qua va tanto. Sì. Qua va tanto il catering per compleanni, eventi dove si vende vassoie di timballo, scrippelle. Fantastico. Per un abruzzese, cioè, sei la salvezza in Australia. Ti amano, cioè che fanno? Vengono a farti complimenti il ristorante proprio, ti vengono... Qual è l'approccio di un abruzzese che viene al tuo ristorante? Cioè non se ne vuole andare? Entrano e iniziano a fare dialetto dalla porta. Sì. Fantastico. Yeah. Fantastico. È bellissimo. Sì, è una cosa meravigliosa, anche perché anche tu senti che quello che hai creato ha una vita... pulsante, a cuore proprio, quindi non è non è semplicemente un ristorante. E poi ti volevo chiedere,
una cosa che mi è venuta un po' spontanea guardando, vedo che cioè, come è posizionato il ristorante? Che qui, secondo molti, vedranno dall'Italia questo video. Cioè, tu lo vendi, questi sono in dollari, giusto? 2,50 dollaro australiano? Sì. Cioè, com'è posizionato? È alto, praticamente basso, un dollaro medio? Australiano, sì, è 60 centesimi. Oh, come medio. Ok, è un prezzo medio, diciamo. Vabbè, sicuramente è giusto per l'Australia. Quindi è... Allora, se è 60 centesimi, quindi devi fare 6,12, costeranno 1,50 euro. Ma in Australia è anche... Cioè, mi permetto di dire che è anche poco. Quindi va benissimo, è onestissimo. Cioè, se un dollaro australiano è 60 centesimi, è onestissimo, 1,50 euro. Anche perché dietro c'è tantissimo lavoro. La gente non si rende conto che c'è tanto lavoro per fare gli arrosticini. Yeah. Quindi... E tu dove hai imparato a fare gli arrosticini? Per questa curiosità ci avevo. Come hai imparato? Imparato a giusto a farli, trial and error, come si dice, con il cubo piccolo di 100, sì. Che ho trovato difficilissimi di tagliare la prima volta che ho messo troppo carne, non mi scorderà mai, che stavo uscendo, con mia nonna, lei c'ha il cubo, wow, da 100. Ok, quindi con tua nonna hai iniziato il percorso dell'arrosticino, che poi il prodotto più identitario abruzzese, perlomeno da noi. Yeah, poi in Italia ho visto molto molto ovviamente di più come li fanno, ho visto i macchinai. Mm-hmm. Ma tu lo fai con un cubo da macelleria, in polietilene, un cubo bianco. Lo fai col cubo, a mano? Sì. O li fai con... Con il cubo. Ok, però col coltello, tagli tu a mano, parte per parte, lo fai tu? Sì, per adesso no. Sì. Ok, sì, perché è molto lavorato. E poi invece c'è un, sì, distributore, c'è qualcuno da cui tu puoi comprare, cioè si trovano gli arrosticini in commercio? Sicuramente quelli che fai tu saranno più buoni, però se uno vuole... Cioè, se tu no, io li vendo crudi. Ok. Io lo faccio e lo vendo crudo. Però tu non trovi un fornitore che te li porta. Cioè, che tu dici, ah, io adesso non c'ho tempo di farli. Vado al fornitore. No, noi siamo i fornitori. Ah, ok. Fantastico. E quindi... è così. Ogni weekend vendiamo le persone che comprano... 100, 200, 300 per il weekend, cioè non a persona. Che se li fanno loro a casa, se li cucinano. Noi siamo, cucinano loro a casa, se non hanno la fornacella, ci abbiamo noi uno che possono affittare, mm-hmm, e vendiamo anche carbone e le brocche. Ok, quindi gli vendete il kit e la fornacella la noleggiate. Yeah, abbiamo... Sì. Loro, cliente, possono, sì. Però non vendete la fornacella, non gliela vendete? Prima sì, però sono finiti quelle che abbiamo fatti qua. Mm-hmm. La persona che ha fatto quelli per gli eventi, cioè ha fatto apposta per gli eventi tre per me. Che tre, e abbiamo uno qua che ti posso far vedere anche, che sono al locale, sì. Ha fatto questi da un metro, ti faccio vedere. Fammelo vedere il locale, dai, facciamo vedere il tuo locale, come, che... giro come ti trovi, dai, come viene, aspetta che tolgo, okay, la condivisione, così si vede di più, okay, si vede meglio, okay. Allora, questo è quello che affittiamo, o se le persone non ce l'hanno, li possono prendere per il weekend e le riportano. Poi qua abbiamo le brocche che vendiamo. Ok. Queste te le fai fare dall'Abruzzo? Fornacelle, brocche? Dall'Abruzzo. Questi arrivano, sì, chiaramente dall'Abruzzo, chiaro. Dall'Abruzzo, sì.
Abbiamo qui tutte le cose di Natale. Che facciamo i cestini, panettone. Abbiamo qualche digestivo dall'Abruzzo. Fantastico. Guarda, mi sento come l'abruzzese che sta in Australia, che Parannanza. stai facendo. Bellissimo. E qua abbiamo tipo liquori. Agenzia, più tipi di genziane, vedo. Qui c'è un bar lì, sei dietro un bar. Sì, no, il bar sta lì, poi ti faccio vedere. Fammi vedere, Qua fammi vedere. abbiamo tutta la pasta e il Ok. vino. Pomodoro, vino, olio, tutto quello che Facciamo la salsa è. Sì. noi e le vendiamo. E ci abbiamo anche questo dall'Abruzzo, fragassi. Top, fammi vedere la salsa tua, prendimi una salsa tua. Vabbè, Ok. se non c'hai modo non ti preoccupare, eh. Ti sto facendo No, no, lavorare. c'ho questa Questa cosa davanti. Ok. la fai tu, quindi ok, A arrosticini febbraio bar. facciamo qua la salsa. Ok, Ma fai tutto dentro il ristorante, eh? Nel laboratorio del poi. ristorante? O lo fai da un'altra parte? Sì, la cucina è grande. Infatti Se non facciamo in sto tempo quando c'è il cliente, quando chiudiamo facciamo tutto. vedendo che giri, è grande il locale, sto vedendo che è abbastanza grande. Sì. Qui Fico. abbiamo altri prodotti, olio dell'Abruzzo, il pesto dell'Abruzzo, salsicce, cantucci, amaretti Spettacolo. E vedo dietro. dall'Abruzzo. E dietro hai la cucina a vetro, quindi vedo dietro di te c'è la Sì, parte della mo ti faccio brace vedere la cucina. a vista. Allora, questo è il bar. E poi ti faccio vedere la cucina. Questo è il barbecue che abbiamo fatto qua in base a come quando stavo in Italia, come l'ho visto quando usciva ai ristoranti, le persone che mi hanno fatto vedere i barbecue diversi. Quindi è da 2 metri e c'è questa parte il carbone e c'è anche questi per la cenere Ma te lo sei fatto qua fare in dentro. Australia o te lo sei fatto spedire dall'Italia? Ok, No, questo l'ho fatto fare in Australia. tu hai visto com'era e te lo sei fatto rifare. Grande. Poi questa è la cucina. Beh, E poi da grandissimo. qua le persone si siedono tutti qua. Ovviamente si vede noi a cucinare le rosticini, a far casino dentro la cucina. Là c'è il gelato, no, però noi non facciamo il gelato, è da un'altra compagnia qua, una compagnia italiana. Una compagnia italiana. Sì. Fighissimo. È questo. Grazie. Ma grazie a te. Sì, piano piano ho messo più prodotti possibile, Sì, caffettiere perché quindi anche, è un però incrocio. Dimmi però. cioè il cuore di questo posto dell'Abruzzo Lab è per gli arrosticini e per la vendita crudo e cotti. Questa è l'idea, questa è il Il siamo cuore del qua per locale. fare. Sì, Sì. soprattutto se sei tu, sei solo tu, quindi è attorno al brand, effettivamente al marchio, torna tutto. Cioè, come idea torna tutto ed è effettivamente perfetto, Abruzzo Lab. Dalle Rossi. Quindi, e quindi immagino che è molto complesso il lavoro che fai, è complicato, perché comunque. Adesso capisco perché siete 10 persone, perché fare tutte queste cose è un casino. Prepariamo tutto per il menù di pranzo e cena, facciamo anche tantissimo catering e tantissimi ordini crudi dalle rosticini che
vendiamo crudi. Io ho iniziato a Abruzzo Lab per fare questo, quindi il business va sempre nella direzione di arrosticini crudi. Va nella direzione di arrosticini crudi, chiaro. E per il marketing, come lo gestisci? Perché immagino sia quanto è importante il marketing in Abruzzo Lab, da 1 a 10. Quanto è importante? 10. Anche perché per far imparare le persone che cose sono gli arrosticini, mettiamo tanto marketing cioè sul nostro sito, ovviamente, sui social. Chi te lo fa il marketing esternamente o internamente? Cioè, te lo fai tu con collaboratori interni o hai delegato a un'agenzia? No. No, ho un marketing manager. Hai un marketing manager all'interno, quindi. Ok, proprio Che è che Mara, lavora che nel. conosce. Che è Mara con cui ho parlato per tutto il tempo, ma e Mara non è nel ristorante, non è. No, è Adesso esterna. no, sta in Italia. Ok, ma partecipa, quindi viene. Cioè, Sì. vive in Australia, cioè per capire. Vive in Australia, sì. Vive Sta in nel Australia, quindi ristorante. sta nel ristorante, quindi vive l'attività da dentro praticamente. Sì. Ok, io vabbè, non avevo chiesto a Mara quando l'ho contattata, però ho immaginato che gestisse Yeah, e che in ambito tutto. internazionale, cioè, non dico solo in Italia, non è così, che sta diventando anche così, però il marketing è la prima cosa, perché soprattutto per l'arrosticino, come dicevi tu, non lo conoscono, è ancora peggio. Devi fare tutto un Yeah. lavoro di promozione dell'arrosticino. Sì. Allora, io penso che potremmo parlare 15-20 ore, 6 giorni, un mese. Quindi mi è piaciuto molto conoscerti. Non ti voglio rubare nemmeno troppo tempo perché devi lavorare, c'è da fare. E mi è piaciuto molto vedere la tua esperienza all'estero e vedere che l'arrosticino viene declinato, viene portato avanti, cioè, e l'Abruzzo poi, perché ripeto, Abruzzo Lab, al di là della tua esperienza imprenditoriale, è un modo per rispondere alla domanda iniziale di chi sei la figlia, perché tutto questo non sarebbe possibile senza le origini, senza la tua mamma, il tuo Infatti. papà, i tuoi nonni, quindi è proprio che uno nella vita può fare mille cose, no? Quindi tu potevi fare altre mille cose, invece hai fatto Abruzzo Lab, complimenti. Grazie. Ma per stare in Abruzzo per 6 anni è stato la migliore cosa nella mia vita, ho imparato tantissimo E e questo ho ce lo conosciuto le dobbiamo. persone veramente di cuore. Questo ce lo dobbiamo tenere sempre in mente perché, insomma, sono le qualità della regione queste, quindi sono Yeah. i punti di forza. In Grazie bocca al per lupo. avermi invitato. Grazie a te, Ci vediamo grazie qua in Australia qualche giorno. a te. Magari, io non ci sono mai stato, è un bel viaggione e chiaramente se vieni qua noi stiamo, cioè ci trovi, stiamo a Montesilvano, su Google ci Sì. trovi e ci conosciamo, andiamo al mare, se è estate, quello che ti pare. Come no, certo. Farebbe molto Scusa piacere. dall'italiano, è stato troppo tempo per me No, per l'italiano parlare. è stato perfetto. Anche perché il mio inglese è disastroso e quindi non mi posso permettere di avvicinarmi all'inglese. The Oh, book is good. on the table. Yeah. Michel, spero di incontrarti. Se capiti per l'Abruzzo, è più probabile che ci capiti tu che io. Vienici a trovare, veramente. Farebbe molto Sì, l'anno piacere. prossimo. L'anno prossimo, siamo qua. Siamo Perfetto. qua. Ci trovi, Google ci trovi. Montesilvano. Grazie, grazie di cuore, è stato Ok, veramente grazie a lei. come stare in Australia. Quindi mi hai fatto stare in Australia per un po'. Grazie. Ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao Ciao, ciao. Michelle. Ciao, ciao, ciao.